Le supplenze, i precari di terza fascia verranno completamente aboliti, distrutti, quindi la lotta deve diventare sempre più incisiva, più efficiente e ci deve vedere tutto il mondo della scuola unito. Vorrei ricordare una cosa, e cioè che per ogni docente e anche personale ATA viene accantonata una cifra circa 10.000 euro e lo troviamo nel nostro cedolino alla voce altri oneri. Questi soldi sono praticamente per pagare le supplenze. E allora nel momento in cui tagliano le supplenze inferiori a 15 giorni sono soldi che risparmiano. Io ho fatto un calcolo, risparmiano 700 milioni di euro. Sono soldi che sottrarranno alla scuola per essere investiti, non sappiamo esattamente cosa, ma sappiamo che appunto sono sempre per appunto agevolare e privilegiare gli amici degli amici. Allora, la giornata di oggi intanto prevede un'oretta circa con degli interventi già stabiliti, mentre dopo il microfono è aperto, quindi chi vuole intervenire viene qua a prenotarsi, a prenotare il proprio intervento. Però è importante che decidiamo le prossime iniziative. Altra cosa, è previsto un flash mob che faremo qui, ne abbiamo già parlato sul blog, penso che tutti sanno cosa dobbiamo fare, e poi se vogliamo andare a Montecitorio abbiamo l'autorizzazione di una delegazione di 30 docenti precari per andare a Montecitorio, che è la piazza più vicina a Piazza Colonna dove c'è Palazzo Chigi, per andare a appunto di portare quella protesta di questa piazza più vicino a Palazzo Chigi. Comunque via via vi daremo ulteriori informazioni.